Allora, buon cinema a tutti, bentornati. Volevo aspettare di avere delle cosine nuove per poter fare un po' di video, ma è un pezzettino che non faccio nessun contenuto su YouTube, quindi è ora di dire una cosa, di parlare insieme. Allora, parliamo insieme di quello che succede poi nel mondo Disney, ok? Anche io come voi sono caduto, diciamo, nel tranello del parlare male di queste cose, del dire che palle, fate le robe nuove. Però andiamo con ordine. Allora, è uscito qualche giorno fa il primo teaser trailer ufficiale della nuova trasposizione live action di Aladdin. Il film sarà diretto da Guy Ritchie, vedrà tra i vari protagonisti Will Smith nel ruolo del genio della lampada, e questa forse è la più grande offesa, il più grande insulto alla memoria di Robin Williams, perché tu non puoi sostituire Williams con Smith, ma va bene così. Andiamo a parlare. Allora, io nella mia pagina Facebook ho condiviso il trailer, nel mio gruppo Facebook invece ho chiesto ai membri del gruppo che cosa pensassero di questo, di questa ondata dei remake in live action dei film Disney. Allora, andiamo a leggere qualche commento, andiamo a leggere qualche piccola diciamo opinione di quelli che seguono il mio gruppo, e quindi iscrivetevi al gruppo, chiaramente su Facebook Cinefolia il gruppo, trovate i link qua sotto sia della pagina che di Instagram e di conto, così magari la prossima volta che chiedo un'opinione, un parere o quant'altro potrete entrare anche voi in questo video. Allora, Luca, il caro Black del cinema e della musica, scrive che pensa che la Disney stia riciclando tutto il riciclabile e pensa che qualche volta il risultato non sia male. Giulio invece dice: questi live action sono di un mesto, di una tristezza incredibile. Angelo: io penso che siano totalmente inutili, però andiamo lo stesso a vederli. Risata. Alberto invece, saluto Alberto: live action Disney più Guy Ritchie più Will Smith uguale allo Skalt definitivo. Io, come posso dire, io ci credo in Guy Ritchie, io ho adorato i suoi due Sherlock Holmes, chiaramente lontani anni luce da quello che era lo Sherlock originale, però mi divertono, sono americanate, ma in quanto tali sono fighe. Poi Giorgio scrive: per come la penso io, sono film che guardo piacevolmente, ma che in generale a livello cinematografico non mi fanno impazzire. L'unico live action che attendo con ansia è il Dumbo di Tim Burton. Riccardo invece è molto più diretto e dice: hanno rotto il cazzo. E Lorenzo invece dice: fatico a vedere un senso di questa operazione, l'animazione rispetto al live action può fornire immense libertà. Per quanto riguarda il trailer del film, l'ho abbastanza sofferto, e i miei preferiti sono Alice di Burton e il potente Oz di Sam Raimi, proprio perché vanno contro all'idea del remake e poi perché non ci si può fare nulla, sono cresciuto grazie alle loro storie. Andreas scrive: Tim Burton alla regia di Dumbo, Crudelia De Mon e la sua Digistory. Non posso che pensarne bene se non benissimo. Oltretutto, i film che richiamano le famiglie, anzi che richiamano le persone al cinema di base, li apprezzo sempre molto come operazioni. Poi naturalmente se ne può parlare in termini critici, con gli alti e i bassi che caratterizzano tutti i franchise, e anche secondo me il loro livello medio è parecchio buono. Omar invece scrive: non mi sta piacendo per niente questa strada che stanno prendendo, ripropongono storie già conosciute senza aggiungere nulla di nuovo, preferirei vedere uscire film con idee originali come lo erano al tempo i film di cui stanno facendo ora i live action. In questa operazione non vedo altro che un percorrere una strada già battuta per ricavarci ancora più soldi. Andrea scrive: ho paura. Luigi dice: ho sempre trovato i live action film mediocri e privi di un vero e proprio stile personale, odio che sacrifichino il senso delle opere originali per inserire le tematiche attuali come il politically correct e il femminismo. Sinceramente non sono particolarmente interessato a vedere questo nuovo Aladdin, penso che il live action più decente sia la Cenerentola del 2015. Pietro scrive: sulla carta inutili, sullo schermo sono prodotti di intrattenimento di alto livello, realizzati con mestiere e grande gusto per la pura magia disneyana, di conseguenza tendo ad apprezzarli. Il libro della giungla era figo, lo dice Nicola. Luigi invece: ne esce qualcosa di valido solo quando c'è un grande autore al timone come Burton.
Per il resto sono esempi perfetti della mediocrità del cinema moderno. Allora, sono d'accordo con tante vostre opinioni, sono in discordia con altre vostre opinioni. Allora, entriamo nel merito. Io voglio fare questa riflessione perché stavo riflettendo tra me e me che il cinema non ha più memoria. Siamo un paese senza storia, siamo un mondo senza storia, ormai nessuno si ricorda più niente del passato. Sono pochissime le persone che si ricordano e riguardano il cinema di Hitchcock, sono pochissime le persone che lo Scorsese, prima dei Bravi Ragazzi, lo conoscono. Sono pochissime quelle persone che Woody Allen, prima di Manhattan o al di fuori di Manhattan, sappiano che cosa abbia fatto. Sono pochissime le persone che sanno la differenza tra la carriera registica di Eastwood e la sua invece carriera attoriale. Molti pensano che Lo straniero senza nome non sia un suo film, per esempio. Molti non sanno neanche che Lo straniero senza nome esista, ok? Ecco, questo è il problema. Allora, io lì ho qualche film della Disney un po' sparpagliato perché l'ordine è diverso. E la cosa bella che mi ha fatto riflettere quando ho visto che è uscito questo trailer, io ho semplicemente detto: cazzo, è vero, esiste Aladdin. I film Disney, oggi come oggi, sono ovvi. Non le loro storie, non le loro tematiche, non le loro... I classici Disney sono una cosa scontata, è come se fossero una cosa entrata nell'immaginario collettivo. È come quando qualcuno dice, vabbè, Chaplin, ma tu hai visto qualcosa di Chaplin? No, io no. E allora di che cosa stiamo parlando? Quindi qual è il rischio in questo senso? Il rischio è dimenticarci dell'ovvietà, dimenticarci dei film Disney, dimenticarci della bellezza della carica dei 101, dimenticarci della meraviglia dell'Alice in versione cartunesca, dimenticarci della magia dell'introduzione delle avventure di Peter Pan, dimenticarci di tutto quello che è stato quel tipo di cinema lì, soprattutto dei primissimi, perché già La spada nella roccia c'è già qualcuno che lo rivaluta in negativo ed è la cosa più sbagliata del mondo, ma addirittura Biancaneve e i sette nani è troppo vecchio. Ecco, allora a che cosa servono questi remake disneyani? Sicuramente servono a fare cassetta, ok? Io su questo sono d'accordissimo. È chiaro che la Disney marcia sul discorso: li abbiamo creati noi, abbiamo i diritti, perché non so se tutti lo sanno, ma la Disney ha i diritti sui nomi di battesimo dei sette nani: Gongolo, Brontolo, Eolo, Pisolo, Tullio, Austiglio, Anco Marzio e Tarquinio il Superbo. Però, avendo appunto questi diritti, è chiaro che li usano e dicono: senti, ma io finché ho la possibilità di giocare con il mio immaginario e finché questo gioco regge, perché non farlo? Io credo che le campane che suonano a festa siano una citazione al Gobbo di Notre Dame, ecco, che spero torni presto, perché il Gobbo di Notre Dame è uno dei più veri film Disney e non se lo ricorda nessuno. Sto temporeggiando per evitare, per fare in modo che queste campane finiscano. Ecco, volevo cominciare appunto da Alice. Alice è un live action apripista, perché Alice ha fatto da appunto apripista per tutto quello che è uscito dopo, no? Alice era un esempio, era un esperimento, era usiamo Burton perché Burton sicuramente vince su tutto, e poi perché Burton voleva girare Frankenweenie e quindi si è prestato a questo esperimento pur di poter girare Frankenweenie come voleva lui. Da lì in poi sono usciti Il grande e potente Oz di Sam Raimi, che ha comunque tantissime scene bellissime. Poi abbiamo Maleficent, abbiamo Into the Woods, che non rientra nell'immaginario collettivo, abbiamo Cenerentola di Kenneth Branagh, abbiamo Il libro della giungla di Guy Ritchie, poi Alice attraverso lo specchio, che quello è veramente un modo per raccogliere soldi, e La bella e la bestia, e poi siamo arrivati fino a Ritorno al bosco dei 100 acri e Lo schiaccianoci che deve uscire, Il ritorno di Mary Poppins, poi Dumbo e Aladdin. Ecco, fino al 2019 i film in live action sono questi, da Alice in Wonderland fino ad Aladdin di Guy Ritchie. Allora, loro hanno sempre cercato di mettere un regista interessante, no, dietro queste storie, a parte con Maleficent, e da Alice in poi
quella di Burton. L'immaginario collettivo è sempre stato, l'immaginario, scusate, visivo è sempre stato replicato. Se voi vedete Alice, Burton ha inventato il mondo e poi quel mondo è stato preso da Raimi, è stato preso da Branagh, anche un po' da Bill Condon per La Bella e la Bestia, però tutti hanno aggiunto qualcosina. Bill Condon ha fatto un film divertentissimo, bellissimo e molto frocio, l'ho detto, lo ripeterò sempre, è stupendo quel film perché è frocissimo, perché molto spesso si distaccano visivamente senza che noi ce ne rendiamo conto. E tutto questo per dirvi che a che cosa servono tutti questi live action, questo Libro della Giungla, questo Alice, questa Bella e la Bestia, che voi dite ah guardiamo il film vecchio a sto punto perché non è così tanto vecchio. È vero, perché cronologicamente non è così tanto vecchio, questo è vero, ma è ovvio, è quello il problema. Cioè i film Disney sono diventati, come ho già detto prima, ovvi. Quindi, La Bella e la Bestia, ah sì, beh, quello è fantastico, sì, beh, ma l'hai visto? Ma ho visto qualche spezzone in televisione. C'è molta gente che non ha visto La Bella e la Bestia. Io è vero che sto parlando con voi che avete più o meno la mia età, che siete cresciuti a pane e Disney, ma oggi, i bambini di oggi, chi è Aladdin? La domanda è stata questa, chi è Aladdin? E chiaramente la Disney, che su Aladdin ci ha fatto un business che deve continuare a esistere, perché ci sono le giostre, ci sono i pupazzi, ci sono i DVD, ci sono i musical a Broadway. Su Aladdin c'è un business creato e Aladdin deve, non può essere chi è. Aladdin deve essere Aladdin ed ecco perché ritorna in auge. Però è anche importante perché, al di là di tutto, al di là del discorso economico, ci permette di presentare a quelle che sono le generazioni di adesso il nostro passato. Sapete da dove viene Aladdin? No, ecco, Aladdin era un film del 1991-92, non mi ricordo, adesso devo guardare perché non posso dire le cavolate. Sapete che Aladdin, cari bambini, era un film in animazione del 1992, diretto da due dei più grandi registi che abbiano mai varcato le porte della Disney, Ron Clements e John Musker? No, non lo sapevamo. Allora, volete guardarlo, il vecchio film di Aladdin, per vedere quali sono le differenze, se il genio vi fa più ridere nel cartone o vi fa più ridere nella versione live action? Sì, dai, guardiamoci il film. Ecco, la Disney lo fa per fatturare, ma lo fa con uno scopo dietro, cioè quello di mantenere viva la memoria di quello che è stato creato durante tutto questo tempo. E se non è il progetto della Disney questo, deve essere il progetto nostro, perché noi non abbiamo il potere di dire ah basta con i live action, perché magari per colpa degli incassi smetteranno da un po', tra un po', può essere, ma poi ricominciano perché tanto loro hanno necessità economica di fare questo. Allora, se nella loro mission non c'è questo piccolo tarlo della persistenza della memoria, e io sono sicuro che c'è, e quindi è nostro compito dire ai bambini: lo sai che dal film del Libro della Giungla, diretto dal regista di Iron Man, c'era, sì, bello Iron Man, c'era anche un film a cartoni animati che era uno dei più bei film a cartoni animati di sempre? Lo voglio vedere. E via che si guarda il Libro della Giungla. Quindi ragazzi, per chiudere, sono d'accordo con quelli che dicono che alcuni film Disney sono stereotipati, i prodotti sono tutti uguali, che sono fatti per fatturare, eccetera, eccetera, eccetera. Ma sono anche d'accordo con chi dice questa fa parte della verità e comunque qualcosina ogni tanto esce fuori bella. Detto questo, aggiungo, come ho detto prima, l'importanza dei live action della Disney sta nella persistenza della memoria. Così, citando Dalì, chiudiamo questo video. Vi saluto, vi ringrazio, vi dico buon cinema a tutti e fatemi sapere la vostra opinione qua sotto se non l'avete già scritta nel gruppo Cinefollie. Iscrivetevi al gruppo Cinefollie, qua sotto trovate i link Amazon per acquistare tutti i film Disney che volete acquistare. Ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!